Grazie per aver scelto un mobile Okea e complimenti per aver usufruito del nostro servizio gratuito Montami Tu. Seguite attentamente le istruzioni per il montaggio. Con l'aiuto dei nostri attrezzisti, il martello, il trapano e la sega. Come prima cosa, è consigliabile maneggiare il pacco con cura, verificandone il contenuto. Procedete all'apertura dell'imballo con le dovute precauzioni. Il portalampada Okea è composto da un basamento, un cilindro ed una lampadina. Avvitate il cilindro A nell'apposita sede B e sfilate la falappa C. Una volta individuata la falappa C, inseritela nell'apposito vano Coolant D. Predisponete il cavo elettronico nella sezione E. Ma fate attenzione a non sbagliare mossa! Mossa, ah sì, você mi mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ora, seguite la guida. Prendete il tassello F. Inseritelo nel punto C. Aiutatevi col pappagallo. Per affrontare al meglio le condizioni meteo avete a disposizione il parasole, il paravento e il paraculo. A questo punto orientate il portalampada col lato B verso di voi. Bene, ora è arrivato il momento di fissare il portalampada. Se vi risulta difficile, potete aiutarvi con un borsetto. Ora, sollevate la falappa e avvitate la lampadina. Ora cercate i pezzi mancanti. Se non li trovate, non vi preoccupate, sono pezzi mancanti. Bene, ora non vi resta che attaccare la spina alla ciabatta. Il gioco è fatto. Ecco a voi il portalampada Okea. Mobili Okea, soddisfatti o rimontati. Here I go again, my.